La battaglia del comune di San Michele di Bari contro il bitumificio realizzato nella cava, situata in contrada Malantacca, in territorio di Turi ma a pochi chilometri di fatto dal centro abitato di San Michele, finirà in procura se non ci sarà, da parte del comune di Turi, un dietrofront immediato. A dirlo è stato il sindaco sanmichelino Lorenzo Netti, il quale, dopo la comunicazione dell'ASL Bari, che ha verificato l'assenza di decreto di industria insalubre, ha intimato al comune di Turi di revocare le autorizzazioni alla ditta che aveva l'intenzione di avviare l'attività di produzione di conglomerato bituminoso all'interno della cava. Nella zona lì ci sono proprietà di cittadini di Casamassima, ma la maggior parte sono cittadini di Turi, ci sono attività agricole, agrituristiche, di trasformazione di alimenti, di produzione di vini biologici, di produzione di olio extravergine. C'è un territorio di qualità che viene messo in discussione, tutto questo equilibrio che si è creato nei secoli, oggi viene messo in discussione una decisione da parte di un responsabile di un ufficio, senza che la politica abbia mai potuto esprimersi su questa volontà, in contrasto con quelle che sono le norme del piano regolatore di Turi, che non prevede, anzi il piano regolatore prevede l'esaurimento di quell'attività di cava, cioè già la cava dà fastidio, però nel programma a medio e lungo termine è prevista, cioè, la riqualificazione della zona ridando la destinazione agricola a quelle aree lì. Quindi andare ad incidere ulteriormente con l'insediamento di una produzione di conglomerato bituminoso, a mio parere, è da incoscienti. In primis perché non si è comunicato nulla a nessuno, c'è un'attività d'ufficio tutta discutibile, perché i tecnici che noi abbiamo incaricato hanno rilevato una serie di illegittimità che sono chiare. Queste legittimità sono state, cioè, riprese anche dalla città metropolitana e denunciate dalla città metropolitana, riprese e denunciate anche dalla ASL. L'ASL ha sanzionato l'imprenditore per la mancanza di un elemento fondamentale, qual è la dichiarazione, quel decreto di individuazione di industria insalubre, che è di una gravità inaudita, perché significa che quell'azienda, indipendentemente dal bitume, oggi sta lavorando senza l'autorizzazione, quindi è totalmente abusiva. E quindi negli ultimi giorni abbiamo prodotto delle diffide abbastanza, diciamo, serrate nei confronti del sindaco di Turi per assumersi le sue responsabilità. Notiamo che c'è un certo disinteresse, però, diciamo, i sindaci sono stati eletti per assumere delle decisioni e comunque prendersi delle responsabilità. Questo, diciamo, voler, diciamo, tergiversare non porta bene a nessuno, anche perché ritengo che comunque ci sono tutti gli elementi per poter impedire questo tipo di insediamento, ma nell'interesse di tutti, non solo della comunità San Michelino, ma di un intero territorio che negli anni ha investito energie personali ed economiche per valorizzare una tradizione e una produzione di qualità. Ieri io ho protocollato e ho mandato anche alle autorità, in questo momento ho mandato anche alle autorità superiori sotto aspetto proprio giudiziario, alla Procura della Repubblica, un esposto in cui si chiede al sindaco di far cessare immediatamente tutte le attività lì, perché nessuna, a nostro parere, nessuna delle attività ha l'autorizzazione.